Luca, perché con me lo psicologo non funziona? Cosa posso fare per dare maggiore efficacia al mio percorso di cambiamento? Come mai non riesco a cambiare? Talvolta ricevo mail da parte di persone che hanno provato un percorso psicologico, ma ne sono rimaste deluse e mi chiedono il perché di questo esito. Ovviamente non posso fornire una risposta che vada bene per ogni singolo caso. Talvolta è una responsabilità dello psicologo il non aver individuato la chiave d'ingresso della persona. Oppure non è stato capace di comunicare in maniera efficace, o ancora non era il momento giusto per un cambiamento, e molto altro. Tuttavia, riflettendo su queste domande e nel corso di molti anni di professione, ho notato che quando chi chiede aiuto possiede alcune caratteristiche, il percorso di cambiamento viene facilitato. Ecco le quattro, secondo me, più importanti. Cambia te stesso e non gli altri. Molte persone durante i colloqui si lamentano di come chi stia loro vicino dovrebbe cambiare, perché così la qualità della loro vita prenderebbe un'impennata di benessere. Benché talvolta possa anche essere vero, non ti è utile in nessun modo coltivare quest'idea. Anzi, spesso è un modo per deresponsabilizzarsi sulla strada del cambiamento, chiudendosi nel ruolo di vittima. In questo video approfondisco perché il modo più rapido per cambiare gli altri sia cambiare te stesso. Sii realistico. Non pensare che lo psicologo possa darti una ricetta magica, che possa leggere il futuro o che possa prendere una decisione al tuo posto. Lo psicologo non può garantirti la felicità, anche perché la felicità non è un punto d'arrivo, ma una mentalità con la quale ci si mette in viaggio lungo un cammino. Impegnati. La terapia è più efficace quando esegui i compiti, indicazioni, prescrizioni che il terapeuta assegna tra un incontro e l'altro. Per come la vedo io, non sono tanto i 45 minuti del colloquio a cambiarci, ma tutto ciò che succede tra un incontro e l'altro. È cioè la vita che ti cambia e più dedicherai impegno a portare nel quotidiano quello che viene proposto durante le sedute, più sarai in grado di rompere gli schemi e cambiare il tuo comportamento. Prenditi del tempo. Molte persone interrompono troppo in fretta il percorso senza prendersi il tempo necessario per permettere un cambiamento, il quale potrebbe essere anche molto più breve di quanto alcuni luoghi comuni sulla professione dello psicologo facciano pensare. Quanto tempo ci vuole per guarire? Probabilmente molto meno di quanto è impiegato per ammalarti. Milton Erickson. Ci vediamo la prossima settimana. Il modo migliore per far entrare la psicologia nella tua vita è iscriverti al mio videocanale.